un cordiale saluto a tutti. Intendo proprio tutti e tutte, credenti o diversamente credenti, persone dialoganti. Un invito cordiale l'ho rivolto ai nostri fratelli e sorelle che pregano davanti alla Chiesa, manifestano, li invitate a entrare in Chiesa per lasciarci abbracciare dal Padre misericordioso e come segno di comunione e di riconciliazione senza la quale è poco credibile dichiararsi cristiano. E sempre nel rispetto di chi non è credente o pensa diversamente da lui. Benvenuta, Emma Bonino. Grazie per aver accettato l'invito, ben sapendo dei numerosi spostamenti in giro per l'Italia, qui con noi per informarci e permetterci di conoscere meglio un fenomeno che vede persone con storie drammatiche che sarebbe bene conoscere personalmente. Una voce autorevole che si distingue non solo per le battaglie portate avanti con i radicali negli anni, battaglie ovviamente non da tutti condivisibili. Una delle persone più competenti e preparate sul tema immigrazione, donna stimata all'estero, papabile, magari fosse stato, come Presidente della Repubblica. Nata a Bra, si è laureata all'Università Bocconi di Milano in lingue e letterature straniere, ha militato nel Partito Radicale accanto a Marco Pannella, poi eletta alla Camera dei Deputati. Nel 1979 diventa deputato del Parlamento Europeo, carica che sarà riconfermata nel 1984. E si fa portatrice in prima persona di numerose battaglie referendarie promosse dai radicali, soprattutto sui temi dei diritti civili. Dalla metà degli anni Ottanta si fa anche promotrice fra i pochissimi in Europa di una serie di campagne internazionali per la difesa dei diritti umani, civili e politici nei paesi dell'est europeo. Nel 1991 diventa presidente del Partito Radicale Transnazionale Transpartitico e nel 1993 segretario del partito. Nel 1994 viene nominato commissario europeo alla politica dei consumatori e agli aiuti umanitari, non senza polemiche anche dentro al suo partito. Ma lei interpreta la missione con passione e con coraggio e conquista, grazie alle sue capacità, una notorietà internazionale. Ci parla oggi di immigrazione, come scritto nel volantino, e del progetto di legge di iniziativa popolare per il superamento della Bossi-Fini. La campagna Aero Straniero, l'unità che fa bene, è stata lanciata ufficialmente il 12 aprile scorso in una conferenza stampa al Senato da Emma Bonino e dalle altre organizzazioni che insieme ai radicali italiani ne sono promotrici. Aderito pure la Caritas Italiana, altre associazioni. Scopo quello di cambiare le politiche dell'immigrazione puntando su inclusione e lavoro, così pure per cambiare il racconto pubblico sull'immigrazione. Sentiremo da lei cose che molti non conoscono e che spesso vengono raccontate con grosse bugie, che cercherà di smontare una per una. Ci diceva qualche tempo fa
qui in questa chiesa, Don Luigi Ciotti, nostro amico, essere informati, saper distinguere per non confondere. Occorre conoscenza seria, conoscere per diventare persone responsabili. Di lei si è interessato pure Papa Francesco. Ieri pomeriggio ho ricevuto un tanto inaspettata quanto graditissima telefonata da Sua Santità Papa Bergoglio, un segno di attenzione straordinaria di cui sono molto molto grata. Lo rivela il Mavonino, intervistato da Radio Radicale qualche tempo fa. Incoraggiato, si è informato della mia salute, incoraggiandomi a tenere duro, cosa che sto facendo con tutte le mie forze. Mi ha rinnovato l'impegno a tenere duro, perché poi l'erba cattiva non muore mai. Ma mia mamma diceva che sono un'erba resistente, cattiva no. Abbiamo parlato di migranti, povertà e del Mediterraneo. Ho detto a Sua Santità che i nostri ragazzi dovrebbero essere accompagnati a visitare qualche bel museo delle migrazioni italiane, che pure abbiamo, e che rivedrebbero le stesse facce, gli stessi occhi, le stesse speranze e la stessa determinazione. Poi Bonino aggiunge: gli ho ricordato che i migranti, se mai riusciamo ad accoglierli, poi li mettiamo tutti in carcere. Le carceri ne sono piene. Di lei Papa Francesco, scandalizzando non pochi, dice: è la persona che conosce meglio l'Africa e ha offerto il miglior servizio all'Italia per conoscere l'Africa. Mi dicono: è gente che la pensa in modo molto diverso da noi. Vero, ma pazienza. Bisogna guardare alle persone, a quello che fanno. È evidente e chiaro, Papa Francesco non ha messo sull'altare Emma Bonino, come noi lo mettiamo nel pulpito, ma ha riconosciuto il suo impegno e il suo lavoro per l'Africa. Chi sono io per giudicare? Così anche io. Un'occasione questa, come tante altre, per ascoltare, essere informati, conoscere, interloquire su un dramma non nuovo, solitamente bistrattato, strumentalizzato, per alimentare paure o da sfruttare per facili guadagni. Siamo soliti, nei nostri incontri, a una chiesa più voci, compie 10 anni quest'anno, attenerci a regole per non sciupare tempo prezioso e nel rispetto nei confronti delle persone o della persona che vengono invitati a parlare, ma anche nei confronti di chi è qui perché è interessato a confrontarsi serenamente e pacatamente. Non si colga l'occasione per sterili polemiche, si eviti di usare toni o parole offensive. Chi volesse trattare tematiche alte non ha che da dirlo e si potrà concordare per una serata, sempre ovviamente con spirito costruttivo e senza ipocrisia. Ecco, un saluto riconoscente a Walter Massa, coordinatore nazionale Commissione Immigrazione ACI, grazie per l'impegno. Il nostro incontro si divide in 2 momenti. Dopo l'esposizione di Emma, nella seconda parte, possibilità di brevi interventi o domande, stringate ovviamente, cui Emma o Walter risponderanno. La parola però subito a Don Giovanni Perini, che salutiamo, direttore di Caritas diocesana. Ci racconta brevemente del mese di iniziative
per la giornata mondiale del rifugiato 2017 svolto nel territorio viennese, di cui questo incontro è l'ultimo appuntamento del fitto programma. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Come diceva Don Mario, questo è l'ultimo incontro di un mese di iniziative, quindi 30 serate o 30 pomeriggi che si sono realizzate nel nostro territorio, in parti diverse, non solo nella città di Biella, sul tema, sugli incontri con le persone richiedenti asilo che sono qui presenti nel biellese. Ricordo in modo particolare domenica scorsa un bellissimo pomeriggio nel prato dietro la stazione, dove con musica, canti, un po' di cibo preso insieme, colloqui, era un'occasione ottima per incontrarci, perché il problema più grosso mi sembra sempre quello di vedere di persona, parlare di persone, incontrare di persona la gente che viene qui per far cadere tutta una serie di fisime e di cliché che purtroppo ci portiamo dietro e che molti aiutano ad accrescere, eccetera. Quindi dopo questo intensissimo programma, che non sappiamo quali risultati porterà nel cambiamento culturale e mentale del nostro biellese, speriamo che a qualche cosa sia servito, questa sera siamo molto contenti di ascoltare per questa serata la signora Emma Bonino, perché anche Caritas ha diritto al progetto della nuova legge che è intitolata Ero Straniero. Lo diciamo da tanto tempo, non solo noi, ma tantissime associazioni, che l'attuale situazione legislativa è completamente insufficiente e carente, anzi crea dei grossi problemi ad tutta una serie di persone, perché non funziona, funziona male e soprattutto non comprende determinate realtà che invece con le persone vanno tenute in conto. Quindi noi appoggiamo con tutte le forze e ovunque il cambio di questa legge, il superamento della Bossi-Fini in particolare, che poi ci spiegherà sicuramente, permetterà un'accoglienza migliore, meno fatiche, meno sofferenze, eccetera, alle persone, perché al di là di tutto il sistema burocratico non dobbiamo mai dimenticarci che abbiamo a che fare con delle persone in carne ed ossa, ed è questo il punto principale. Noi non abbiamo nessun diritto di rendere difficile la vita di altri, né diritto né tantomeno dovere, neanche in nome di Dio, di rendere difficile la vita di altri. Ecco perché appoggiamo e chiediamo di appoggiare con forza non solo la legge, ma anche una cultura, una mentalità di apertura, di attenzione, di differenziazione degli stili di vita, delle abitudini, eccetera, e cioè di diventare da una piccola zona spersa per le montagne, monoculturale sotto tutti i sensi, ad una zona invece pluriculturale, aperta e accogliente. Ecco, io mi auguro che questo sia il lavoro che facciamo, per cui, come ha detto già Don Mario, questa sera il tema è questo ed esclusivamente questo. Vogliamo parlare di migrazione e delle possibilità di miglioramento. Grazie.
Sì, buonasera a tutti e grazie per questo invito e grazie a Don Mario e a tutta la comunità che ci ospita oggi. Per me ovviamente è un onore stare a questo tavolo con il Mammonino. Prima Don Mario ha ricordato alcune figure importanti per quello che stanno facendo, ha citato Don Giotti, ha citato Papa Francesco, ha citato il Mammonino. Ecco, io credo che questo sia già un buon punto di partenza per dire che forse non siamo buoni, ma siamo dalla parte giusta. Ancora adesso il rappresentante della Caritas ci ha ricordato quanto sia importante ricordare che parliamo di persone. Io proverò a dire alcune cose, ovviamente cercando di essere il più breve possibile perché voglio ascoltare come voi il Mammonino. Però queste giornate, questi incontri sono molto importanti e proviamo a non sottovalutarli, non tanto perché ci dobbiamo convincere l'un l'altro, quanto perché spesso le cose che diciamo in questi incontri, che ascoltiamo, non vengono scritte sui giornali e non vengono raccontate in TV. E siccome questi oggi sono i mezzi con cui si comunica con le persone, con il popolo, con l'Europa, ecco, forse provare ad approfondire ogni tanto e non semplificare sempre ci aiuta a comprendere meglio quello che è oggi il fenomeno dell'immigrazione. E guardate, io sono uno di quelli che a scuola, dall'elementare, hanno sempre insegnato che la matematica non è un'opinione e i numeri raccontano meglio di altri, cioè, quella che è la realtà. Purtroppo sull'immigrazione da troppo tempo nel nostro paese invece è un mondo di opinioni, le più diversificate, tutte hanno agibilità, soprattutto quelle che non partono da dati di realtà, ma partono da percezioni. Ecco, noi con la matematica vorremmo provare anche a sconfiggere quella percezione, che poi è quella che dà l'idea della paura, che è quella che dà l'idea dell'invasione, che è quella che dà l'idea che non possiamo accoglierli tutti, che è quella che dà l'idea che possiamo farne a meno, come poi ci racconterà Emma Bonino. Ecco, allora, se la matematica ha un senso, io credo che abbia un senso, proviamo a capire di che cosa stiamo parlando e che intanto non è un fenomeno che riguarda solo l'Italia. I rapporti dell'ONU, quindi l'agenzia internazionale più importante, ma anche i rapporti del Ministero dell'Interno, ci dicono che nel 2015, alla fine del 2015, le persone che hanno lavorato o vissuto in un paese diverso da loro, cioè da quello da cui erano nati, sono state oltre 250 milioni. Ed è già un numero impressionante nel mondo. Di questi 250 milioni, 10 milioni sono nostri connazionali, sono cittadini italiani che hanno vissuto, lavorato in un paese diverso da quello in cui erano nati, cioè l'Italia. È un fenomeno mondiale, è un fenomeno globale, è un fenomeno che per tanti motivi, sia quelli appunto legati a dittature, carestie, guerre, ma anche quelli economici, ma quando un po' volgarmente leggiamo questa dicitura migranti economici, sembra che stiamo parlando un po' di farabutti che non se lo dovrebbero permettere di muoversi dal loro paese. Ecco, ci sono molti nostri amici, molti nostri conoscenti, molti nostri parenti italiani che alla fine del 2015 hanno lavorato in un paese diverso da quello in cui erano nati e penso, conoscendo alcuni, che non l'hanno fatto con piacere, eppure non si trovavano in una situazione di carestie, guerre, di dittature, di cambiamento climatico aggressivo. Torniamo ai numeri, 250 milioni, di quei 250 milioni sempre alla fine del 2015, 65 milioni sono stati costretti da quelle tre parole che dicevo prima, dittature, guerre e carestie, cambiamenti climatici, sono stati costretti, cioè non si poteva più stare in un paese dove erano nati, bisognava fuggire, bisognava trovare altre strade, altri paesi dove poter provare almeno a costruire un futuro. 65 milioni. Sempre alla fine del 2015 in Europa di quei 65 milioni ne sono arrivati circa 1.300.000. Ecco, la matematica già ci dice che non siamo di fronte all'invasione, che è un fenomeno assolutamente governabile per la politica, per gli stati, per la cittadinanza, ed è un fenomeno che si può affrontare. 1.300.000 in Europa,
di cui 850.000 sono sbarcati in Grecia e il resto in Italia attraverso, diciamo così, il canale del Mediterraneo, il Mediterraneo. Tenete conto di un altro dato, che la Grecia è un paese di 10 milioni di abitanti, l'Italia è un paese di 60 milioni di abitanti. E l'Italia è una delle superpotenze di questo mondo, nonostante un po' di declino che tutti percepiamo. Ecco, con questa fotografia della mappa, utilizzando i numeri, che sono numeri che si trovano facilmente anche in rete, che sono i numeri delle agenzie internazionali, UNHCR, ONU, che sono i numeri del Ministero dell'Interno. Semplicemente guardando questi numeri uno già si rende conto che non siamo di fronte alle sue invasioni, ma soprattutto si rende conto che siamo di fronte a un fenomeno che non è un'emergenza e che si può affrontare. Ve ne aggiungo un altro, che è questo emblematico. 181.000 persone sono le persone che attualmente, cioè in questo momento, anzi diciamo così, a ieri sera, noi stiamo accogliendo nel sistema nazionale di accoglienza italiano, che è formato da tanti sistemi, ma che poi è il sistema, diciamo così, governativo. 181.000 persone. E lo ricordo sempre, siamo un paese di 60 milioni di abitanti. 181.000 persone sparse in tutto il territorio nazionale. Anche qui, continuo a usare la matematica, così cerco di essere più... Lascio le considerazioni poi dopo a Emma Bonino. 181.000 persone, se fossero accolte in tutti gli 8.000 comuni italiani, ogni comune che si chiami Cossato, Milano, Bergamo, Genova, Palermo, accoglierebbe, se non vado, non sono bravissima in matematica, le operazioni, ma accoglierebbe 25 persone, 23, 24, non se ne accorgerebbe nessuno. Dove sta il primo problema rispetto al sistema d'accoglienza? È che di quegli 8.000 comuni, solamente 3.000 oggi fanno quello che è il loro dovere. Accolgono le persone che hanno bisogno di essere accolte, quelle 182.000 persone. Qui sta il primo problema, ed è un problema che esiste, quindi a testimonianza che non è che funziona tutto, che ci sono delle cose che non funzionano, ma che nessuno affronta. E tutta l'accoglienza, cioè tutte quelle 182.000 persone, vengono in qualche modo, anche se un termine è brutto quando si parla di persone, scaricate sulle spalle di quei 3.000 comuni. Quindi il primo problema è che questo paese, gli enti locali di questo paese, il sistema governativo di questo paese non ha, diciamo così, quella concezione solidale al proprio interno. Questo è il primo problema che dobbiamo affrontare e si può affrontare. E si può affrontare perché bisogna affrontarlo, perché, lo diranno meglio di me, perché l'ho ascoltata diverse volte, dice una cosa di una semplicità ma di una forza straordinaria, quando dice che l'immigrazione, oggi l'immigrazione è il tema politico più importante nel mondo, è quel fenomeno capace di cambiare interi continenti, interi quartieri in tempi brevissimi, però è anche una grande opportunità. Ed è una grande opportunità perché ci dà la possibilità come cittadini europei di mettere insieme quelli che sono i nostri valori, l'accoglienza, quello che è, diciamo così, il rispetto dell'altro, la conoscenza dell'altro, i valori di popoli democratici, come giustamente ci vantiamo di essere in giro per il mondo, con quello che, io la dico così come lo si sente dire da Barbonino, a spiegarla di lei, con quello che è di interesse nazionale. Cioè, abbiamo tutto l'interesse a costruire una società anche con il contributo di chi arriva dall'Africa piuttosto che dall'Asia. E guardate, questa è una grande differenza perché ci fa uscire da quell'altro, così, da quell'altro elemento quasi negativo per cui o si è per mettere le cannoniere nel Mediterraneo o si è buoni, come se essere buoni intanto fosse una cosa cattiva. Ma noi non siamo nessuna delle due, cerchiamo di essere giusti e un po' lungimiranti. Perché questo paese, la Germania, la Polonia, hanno bisogno di nuova forza lavoro. Evidentemente non è solo questo il tema. Io, 6 milioni,
25 anni
figli sono andati a scuola e sono casi veri che abbiamo vissuto, ecco, anche quella persona diventa clandestina. Allora, se il problema è la clandestinità, io non so se questo è il vero problema, ma se il problema è la clandestinità, cambiamo questa legge, perché questa legge dal 2002 ha prodotto tanta clandestinità, più di, diciamo così, di qualunque altra produzione poteva appunto farsi carico questo paese. E quindi la campagna va sostenuta e noi siamo molto contenti di sostenerla. Grazie. Sua, il cosiddetto
questi burocrati di Bruxelles non hanno niente a che vedere né con l'integrazione dei migranti né con la difesa delle frontiere stesse. Quindi quello che noi dobbiamo superare invece, perché è prova provata, che quando si riesce ad andare avanti insieme le politiche funzionano. Quando ognuno fa la sua in 27 e possibilmente io contro di te, la Francia contro l'Inghilterra, che adesso è già uscita, l'Inghilterra contro la Polonia, contro l'Ungheria, eccetera, veramente ci sbricioliamo in questioni interne, mentre il resto del mondo va avanti, francamente, senza preoccuparsi troppo di aspettare che noi mettiamo a posto, diciamo, i nostri umori e le nostre competenze. Quindi la politica dell'integrazione è per ora competenza, responsabilità, diciamo così, di ogni Stato membro. È inutile invocare il burocrate di Bruxelles oppure polemizzare con il burocrate di Bruxelles, perché anche quando Bruxelles ci prova, per esempio, a proporre di distribuire 160.000, come ricorderete, rifugiati in tutti i 28 paesi in 2 anni, gli Stati membri proprio non hanno manco voluto sentire. Quindi Bruxelles ha fatto una proposta, gli Stati membri hanno semplicemente rifiutato. In un'Europa dei miei sogni l'integrazione è, diciamo, è la convivenza civile, dovrebbe far parte, diciamo, di questa Europa nuova. Per il momento non è così. E vengo intanto per dirvi 3 cose. Primo, integrare persone altre e diverse e in numero così elevato per ogni Stato nazionale è un problema. Non voglio dirvi né illudervi che non è un problema, che no, ma è governabile, e cercherò di spiegarvelo, è fattibile e soprattutto è doveroso, perché questo fenomeno resterà con noi nei prossimi decenni e per i vostri figli, se noi non mettiamo un po' d'ordine. Noi viviamo una situazione, insomma, siamo 500 milioni di cittadini. L'Europa, l'Unione Europea, è il continente più ricco al mondo. Non ci piace abbastanza, ma è così. In termini di PIL, di istruzione, di speranza di vita, di qualità della vita, è il continente più ricco al mondo. Lo è più ricco anche di libertà, di responsabilità individuale, di modo, ed è così. Se voi pensate, vedo, a 60 anni fa, quando io sono nata, anzi 70 anni fa, l'Europa era un continente distrutto, l'Italia era distrutta, lo era la Germania, lo era la Francia, lo era la Polonia, lo era l'Inghilterra. Abbiamo provocato in 100 anni 2 guerre mondiali e un genocidio. Quindi quando parliamo di rispetto dei diritti umani, eccetera, ho l'impressione che ci dobbiamo dare una qualche misura di umiltà. 2 guerre mondiali e un genocidio. Eppure in 60 anni, grazie al progetto europeo, alla visione di Spinelli, di De Gasperi, di Monnet, di Schuman e all'aiuto americano, in 60 anni, che nella storia è niente, siamo diventati il continente più ricco al mondo. Vorrà pure dire qualcosa. E adesso pensiamo di disgregarlo completamente. Chi vuole uscire dall'euro? Chi vuole uscire dall'Europa? Ma dove andiamo? Ma qualcuno mi spiega, staterebbe. Ma neanche la Germania da sola va da nessuna parte, e lo sa perfettamente. E questa barca, che fa un po' acqua per la verità, un po' vecchiotta, su cui ci siamo messi alla fine della Seconda Guerra Mondiale per lasciare la sponda dei genocidi e arrivare alla sponda di un benessere diffuso, a un certo punto, a metà della corrente e della traversata, il processo politico si è bloccato. Quindi noi avevamo una moneta comune,
ma non abbiamo una banca di ultima istanza, non abbiamo un ministro del tesoro, abbiamo 28 eserciti, ma voi vi rendete conto, siamo il continente che spende di più in spese militari per 28-27 anzi eserciti, che non si parlano tra di loro, che hanno sistemi d'arma completamente diversi, insomma che non servono a niente. Tant'è vero che quando ci abbiamo provato malauguratamente, diciamo, sul spinta francese, sulla malaugurata iniziativa in Libia, dopo una settimana eravamo senza pezzi di ricambio. Noi eravamo senza missili, no, senza pezzi di ricambio. Non noi italiani, noi europei. Per cui veloci veloci uno ha dovuto fare una telefonata negli Stati Uniti e dire disse, fosse mai che avete vi cresce qualche proiettile, perché noi abbiamo finito. Lo dico perché c'è anche 28 politica estera, per cui ognuno fa i suoi interessi. In zone calde, contestualmente per ragioni storiche va a fuoco l'intero Mediterraneo, va a fuoco l'intero Mediterraneo, per ragioni altre, diverse, fa niente, però tutta la fascia che va dall'Iraq, guerra dell'Iraq nel 2003, fino al Marocco sono zone o di guerre o di tensioni o di torture o di stermini o di repressioni o di dittature. Finito lì, subito sotto c'è il Sahel. Il Sahel, come dicevi, è una zona, come dire, distrutta, diciamo, da cambiamenti climatici, con intere zone che si sono desertificate, con paesi magari ricchissimi di petrolio, come la Nigeria, ma talmente mal governati da avere sacche di povertà drammatiche, oltre. Insomma, siamo immersi in una zona che dire instabile è molto poco. In più questa zona ha un'esplosione demografica tale per cui, come sapete, noi all'inizio del secolo eravamo 2 o 3 miliardi, oggi siamo 7 miliardi e mezzo, nel 2050 saremo 9-10 miliardi, e l'esplosione demografica avviene non in Europa, che invece ha un altro problema di cui parlerò brevemente, ma avviene nelle zone più povere, avviene in Africa soprattutto e in qualche zona asiatica. E non è che sono poveri perché fanno tanti figli, è che fanno tanti figli perché sono poveri, esattamente come i nostri bisnonni, ed esattamente come i nostri nonni. Se voi guardate la lista, io guardo la mia famiglia, quanti ne aveva mia bisnonna, poi mia nonna, mia mamma 3, io nessuno, mia sorella 1 e mio fratello tiene alta la bandiera perché ce n'ha 2. Ma è così, ed è un declino demografico impressionante quello del nostro paese, come la Spagna, come il Portogallo, come la Germania per esempio, la Bulgaria faranno meno 27% nel 2050, e noi stessi non solo appunto abbiamo un declino demografico, ma abbiamo anche che le persone non sono alberi, si muovono a ricerca di possibilità migliori. 100.000 italiani che l'anno scorso la legge qua nel 78 e avanti di questo passo.
quindi non mi spaventa, conosco. Quello che però so è che non mi sentivo, né mi sento oggi, di condannare nessuno all'aborto clandestino e di condannare nessuno al carcere come era previsto all'epoca. Ma integrarsi non è poi così facile.
noi stessi, la prima generazione dei nostri emigranti ha avuto vita grande. E se voi leggete le loro lettere, quanta nostalgia, quanta sofferenza a non essere con la famiglia, quanta sofferenza a mangiare diverso, quanta sofferenza a non capire la lingua, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque questo era per dirvi solo che la mobilità globale, per varie ragioni, fa parte dell'umanità. Noi abbiamo sempre usato l'emigrazione, dolorosa. Credo che nessuno partisse così contento pensando di andare a dirigere la Banca Mondiale. Finivano tutti in Belgio, per esempio, nelle miniere, non è? Ma si partiva comunque per motivazioni le più diverse. Quello che non abbiamo mai provato, quindi questo paese poco conosce, è il fenomeno dell'immigrazione, perché diversamente da altri paesi noi non abbiamo avuto imperi, non abbiamo avuto il comune, non ci siamo abituati a parlare con un indiano o con un sheik, non abbiamo avuto l'impero francese con le colonie, quei lati positivi e i disastri insieme. Il Portogallo aveva persino un impero a un certo punto, la Spagna, tutta l'America Latina, l'Olanda con l'impero olandese. Noi questa esperienza non l'abbiamo mai avuto, salvo un piccolo periodo di farsa imperiale, diciamo in Etiopia o cose di questo tipo, che magari che non è proprio una grande esperienza di quindi improvvisamente pare, senza che nessuno prepari l'opinione pubblica o se stesso, ci arriva, perché il mondo è andato così, un fenomeno di immigrazione. Mia mamma diceva sempre che lei non aveva mai visto un uomo nero in vita sua. E non eravamo per niente preparati e nessuno ci ha preparato. Lo dico nessuno in termini di preparazione, di sta per succedere, sta succedendo, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo trovati in una situazione abbastanza difficile. Però ci sono tre livelli che dobbiamo affrontare. Io oggi parlerò solo del livello che comprende a noi, quello italiano. Poi c'è un livello europeo su cui secondo me bisogna continuare a far pressione sugli altri stati membri dell'Europa, ma dipende che tipo di pressione fa. La Polonia, nessuno lo sa, per esempio, per declino demografico, per puro declino demografico, intanto ha 800.000 polacchi in giro per l'Europa per cercare stipendi migliori. E ha integrato, per ragioni economiche tra le altre, negli ultimi due anni, senza nessun dramma, 1.300.000 ucraini che fanno in Polonia i lavori che i polacchi non vogliono più fare. Veniamo a noi. Quindi noi siamo in una situazione, come dicevo, di un declino demografico molto forte, così come l'intera Europa, salvo culture diverse, la francese, l'olandese, la belga, che hanno culture e politiche diverse per quanto riguarda la Francia. E siamo in una situazione in cui se noi non, tutte le ricerche ci dicono che per rimanere in equilibrio più o meno ci servono 160.000 nuovi ingressi all'anno per i prossimi 10 anni. Noi Italia, l'Europa complessivamente avrebbe bisogno di 50 milioni di persone nuove, diciamo, entro il 2050, per tenere lo stesso livello, diciamo, di welfare. Ma questo nessuno lo vuole dire. E il nostro problema non è tanto, come dire, il 7% di immigrati regolari nel nostro paese. Sono più o meno 7 milioni. Ok? 7-8 milioni. Esattamente quanti sono gli italiani in giro per il mondo. No, perché cerchiamo di capirci, non è che sono solo loro che arrivano, siamo anche noi che andiamo. Quindi più o meno è la stessa questione. Questi regolari pagano le tasse, producono l'8% del PIL,
L'Istat l'ha dichiarato l'altro giorno, contribuiscono al pagamento delle pensioni, fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Io, noi radicali abbiamo scritto il papiello che trovate sul sito e che è tutto quello che vi dicono sugli immigrati è falso. Per esempio, ci rubano il lavoro. Veramente, se tu vai a vedere, in realtà sono aiuto domestico, badanti, agricoltura, che tralascio, costruzioni, i manovali sostanzialmente, ed altri tipi di servizi, gli scaricatori dei mercati generali alle 3 della mattina, perché il mercato generale apre alle 6, il direttore stesso del mercato generale mi diceva: io senza gli immigrati che scaricano alle 3 del mattino non apro il mercato generale, perché non c'è un italiano che lo vuole. A Torino 100 imprenditori hanno scritto al prefetto che gli lasciasse i 30 migranti che avevano formato, perché per quel tipo di lavoro non avevano trovato nessun italiano che lo volesse fare. E guardate, non è un'accusa, succede così, ognuno vuole che suo figlio abbia una carriera migliore, una vita migliore. Il mio papà voleva che facessi la contadina, voleva altro per me, lo voleva anche per se stesso, ma non c'era riuscito, ma lo voleva almeno per i suoi figli, quindi è normale che le cose cambiano in questo modo. Ma proprio perché è così normale, e proprio perché, virgolette, ne abbiamo bisogno, e proprio perché crediamo in alcuni valori, forse è meglio che invece di parlare con la pancia facciamo funzionare la testa e anche un po' di cuore, perché non è ancora reato. Fa funzionare. È facile, non me lo mettete in bocca, perché non sto dicendo questo, perché adattarsi ad altre culture non è facile. Dico però che lo dobbiamo fare, perché non abbiamo scelta, a meno che non li vogliamo affogare tutti nel Mediterraneo. Ma tanto tempo fa ci eravamo detti mai più rispetto a stermini di vario tipo. E quel tempo deve tornare a dirci mai più, perché sui cimiteri, anche liquidi, non si costruisce niente. Si perde solo la dignità di un paese e delle persone di questo paese. Io non credo che gli italiani siano più razzisti di altri. Credo che vivano con molta difficoltà la confusione, il non governo, non dei 7 milioni di regolari che già, ma dei 500.000 cosiddetti clandestini che hanno perso il permesso di soggiorno, oppure che gli è stata rifiutata, e che ovviamente, non avendo documenti, sono fragili e ricattati e ricattabili da tutti. Lavorano in nero perché non hanno molta altra scelta, evidentemente. A volte colludono con della microcriminalità di gestione italiana, vorrei segnalare, e cioè loro fanno i manovali di imprese criminali di simpatico passaporto italiano, molto spesso. Quindi sto parlando di narcotraffico, sto parlando di prostituzione, dove anche sulle prostitute nigeriane contratta e schiave il cliente, ovviamente italiano, vero? E spianto d'organi, per esempio. Oppure c'è una filiera che ormai è molto evidente, soprattutto per i minorenni non accompagnati, di radicalizzazione, soprattutto nelle carceri, pagati per diventare estremisti, pagati per diventare terroristi, pagati per farsi saltare in aria. Quindi non sto dicendo che sia facile. Dico solo che Mandela, l'unico incontro commovente che ho avuto con lui, mi ha detto un giorno: guarda che se hai uno stagno con tanti moscerini è inutile che gli metti la bomba atomica, è molto meglio prosciugare lo stagno. Quindi se noi prosciugassimo questo esercito di irregolari, facciamo emergere il nero, li rendiamo cittadini
con diritti e doveri, perché vivere insieme non è solo libertà, è anche dovere. E dobbiamo avere la forza anche di affrontare senza discriminazioni alcuni valori e non cedere su questi. Ad esempio, con tutto il rispetto di veli, controveli e quant'altro, nel nostro paese non si va in giro irriconosciuti. Non ci si va perché c'è una legge e non ci si va perché siamo una società a responsabilità individuale. Quindi nei luoghi pubblici ognuno deve essere riconoscibile e assumere le responsabilità che gli competono. Nel nostro paese si rispettano a volte, per quanto possibile, una serie di diritti, per esempio riguardo al mondo femminile, per esempio per quanto riguarda pratiche nefaste che le avevamo anche noi, il diritto d'onore, adesso non è che ci possiamo mettere su chissà quale piedestale, e l'abbiamo abolito nel 1980, adesso, il delitto d'onore. Quindi insomma anche noi abbiamo avuto una lunga strada, diciamo, per conquistare il rispetto delle persone reciprocamente. Ma questo è quello che noi dobbiamo, virgolette, nel dialogo pretendere anche da loro, per un semplice motivo, che chi vive nel nostro paese deve rispettare le leggi. Già non lo facciamo molto noi italiani, diciamo. Però questa, che siano turisti, che siano immigrati, che siano pelle rossa o che siano marziani, si rispetta la legge che c'è, oppure si fanno delle campagne pubbliche per cambiare la legge, ma finché la legge c'è non è una questione di discriminazione religiosa, non è una questione come dire ideologica, è una questione che vivere insieme in rispetto e decenza significa che le regole sono uguali per tutti e non per quasi tutti, per tutti. Sarà un percorso difficile, può darsi. Dice che siamo impopolari, è possibile. Però quello che io so è che 800.000 famiglie hanno una badante non italiana, quindi vivono già nelle nostre case e gli affidiamo le cose più care che abbiamo, normalmente i figli o i nostri genitori. Vi dico un altro dato per dirvi come questo paese, invece di depauperarsi, può rivivere in una situazione se sa affrontare queste sfide e se qualcuno è anche in grado di guidare queste sfide. Come vi dicevo prima, noi abbiamo 805.000 figli di stranieri. Non entro adesso nello Ius Soli, perché se no facciamo di nuovo una confusione, che lo Ius Soli moderato con temperato non c'entra niente con la qualunque. Quindi intanto, comunque abbiamo 805.000 ragazzi, figli di stranieri. Fanno 35.000 scuole e fanno 68.000 insegnanti. Senza questi ragazzi, al muro non si può insegnare. Questo è poco ma certo. Lo dico perché il depauperamento della capacità fisica, lavorativa, intellettuale, non è solo la capacità fisica, è effettivamente un handicap anche per la ripresa economica del nostro paese. Per cui, per favore, vediamo di resistere alle bufale che ci vengono raccontate. Lo dico sempre ai ragazzi che mi chiedono, ma noi che possiamo fare? Una cosa semplice, studiare. Che magari non vi piacerà, vi sembrerà noioso. Però se voi vi mettete per esempio a studiare questo dossier, sarete molto più resistenti rispetto alle bufale varie dei Salvini o di Compagnia Bella, perché avrete immagazzinato dentro di voi non i numeri, non sto dando i numeri, sto dando cifre e non è la stessa cosa. Per cui noi dobbiamo capire che dobbiamo attrezzare questo paese e non far finta di essere sorpresi tra qualche anno quando il fenomeno è sotto i nostri occhi e quello che rende tutti nervosi sono appunto i cosiddetti clandestini.
quelli che lavorano noi li dobbiamo far uscire e legalizzare, insomma l'ha fatto la destra senza tanti problemi nel 2003 per esempio. Ci sono molte pratiche, dicevo lui stesso, per esempio l'integrazione di piccoli gruppi nei vari comuni, ma il punto è che non tutti gli 8.000 comuni li hanno avuti, solamente 2.000 e qualcosa, forse 3.000. C'è il sistema che usano in Canada, quello del patronage con i minori. Ci sono pratiche note che potremmo utilizzare, ma il punto di partenza è con loro dovremo vivere. Ne abbiamo bisogno, lo vuole la nostra umanità, dobbiamo cercare di vivere al meglio rispettandoci reciprocamente. Se invece rimaniamo nell'ottica che li cacciamo nel Mediterraneo, cacceremo 500.000 clandestini, manco se affettassimo l'intera costa crociere riusciamo a spostare 500.000. E poi dove, che non abbiamo accordi di riammissione? Ne abbiamo solo tre, Tunisia, Marocco e Nigeria. E gli altri dove li mandiamo? Oppure chiudiamo i ponti, oppure facciamo una gran polemica sulle ONG, oppure facciamo che si è totalmente svuotata, oppure ci diamo qualche altra polemica perché non abbiamo il coraggio di affrontare il problema di fondo e di dirlo ai nostri concittadini. Cari concittadini, siamo di fronte ad un problema che non sarà facile risolvere, ma noi ci impegniamo a governare nel migliore dei modi. Se già avessimo questa forza, questo coraggio, questa resistenza, mi si dice ma questo fa perdere le elezioni. Sarà che io sono abituata sempre a perdere, quindi come dire no, mi piacerebbe vincere, però insomma non è capitato. In ogni caso, se già avessimo questo coraggio, se già queste cose che dico di fronte a voi le potessimo dire di fronte a milioni di persone, forse qualcuno comincia a pensare. Non dico che voglio convincere tutti, dico semplicemente state attenti, non è l'illusione del muro, non è l'illusione del filo spinato, non è l'illusione di farmi morire nel Mediterraneo quello che salverà questo paese e con questo paese l'Europa da quello che è il suo destino e che se ben governato può essere anche un destino di ripresa, di risorsa, di arricchimento culturale, di lingue diverse, di capacità anche economiche diverse. Se governata bene è una possibilità. Non so se vi ho convinto, se vi ho convinto fermate fuori, fate la coda, mettete un po' di pazienza, eccetera. Se non vi ho convinto non fa niente, però a me basta che magari un po' ci pensate e poi farete le vostre scelte. Grazie. Costa tanta fatica, tanto valore, tanti soldi perché l'autenticatore e poi bisogna farla a mano e poi bisogna anche avere il certificato elettorale, insomma siamo in pieno 800, per cui per favore un po' di pazienza, però chi è convinto non me ne andate senza firmare. Io sono contenta di essere venuta, ma mi piacerebbe anche tornare a casa dicendo ne è valsa la pena. Grazie. Abbiamo solo un quarto d'ora per domani, inerenti all'argomento. Sì. Ho un volo, quanto dura per partire con l'aereo? Non mette mai che purché sia l'argomento. Breve, breve. A proposito di accoglienza, oggi in Italia
sono stati eseguiti centinaia di aborti. Sì. Ma che altro che io? Noi non vogliamo abolire completamente la borsa fine,
vogliamo mutare e adeguare alcuni articoli che ci consentano ai sindaci e a quanti imprenditori, per esempio, di poter assumere in modo regolare. Visto che abbiamo, non è per far polemica, no, però giustamente, no, voti in Italia, italiani, no, che non c'ha lavoro, chiamare altre forze al lavoro, non serve, non sembra un paradosso, chiedo scusa. Sì, però come ti dicevo prima, non sono numeri, sono cifre. Sono persone, sono persone, sì, sì. Gli immigrati, diciamo, di prima generazione sono tutti quelli legalizzati, sono nei settori, diciamo, di lavoro, io ne ho citati tre, ma ce ne sono altri, per esempio il piccolo commercio, che gli italiani non vogliono fare. Vi faccio un altro esempio che sta funzionando benissimo, ed è alcuni sindaci di paeselli, li conosco, i calabresi o il sud, che si spopolavano completamente, hanno accettato di far venire una serie di immigrati. E uno di questi sindaci, con grande emozione, mi ha chiamato l'altra sera per dire: sai, abbiamo riaperto la tabaccheria. E poi ho un altro che ti chiama e dice: abbiamo riaperto l'asilo, la maestra d'asilo ha un lavoro perché ha 3 bambini. Quindi le modalità sono molte. Per esempio, dalle tue parti, quando ero ragazza, dalle tue parti si vedevano, entrando in paese, questo paese è nuclear free. Denuclearizzato. Eh? Di solito era nuclearizzato o denuclearizzato? Erano, questo paese è denuclearizzato. Adesso vado, giro, entro, guardo, c'è un paese in cui per entrare dice: questo è un paese senza migranti, manco fosse un dato del mondo. Peccato che appena apri una stalla, hanno tutto un cappuccio più alto del mio, sono tutti. Ok? Qui vediamo che ed è vero che interi reparti della nostra economia, senza i migranti regolari soprattutto, semplicemente non hanno manodopera, non hanno manovale. Ti ripeto l'esempio del direttore generale dei mercati generali di Milano, che mi dice: io senza migranti alle 3 della mattina che vengono a scaricare non trovo nessuno, non apro il mercato generale. Quindi non è tutto così, evidentemente, prima o poi ci sarà anche una competizione, però noi oggi rischiamo di arrivare a un lavoratore e un pensionato. Non si regge proprio il welfare così. Devono essere almeno 2 a 1, o meglio ancora 3 a 1. Questa è la verità. Ma posso farle una domanda? Io ho un aereo alle 9 all'Italia, che normalmente è in ritardo. Forse mai che oggi invece parte. Velocissima. Volevo chiedere se faccio un po' questo. Sono veloce. Appunto, gli immigrati, quelli che sono messi anche in regola, come dice lei, ma sono sottopagati. Se noi italiani non ci permettiamo di fare certi lavori è perché costiamo troppo al datore di lavoro, quindi loro sono obbligati ad assumere le persone che vengono pagate poco. Però lei capisce che questo c'è anche sfruttamento di questa cosa, però come lei sa questo non dovrebbe essere permesso dal punto di vista legale, quindi c'è un problema di controllo, come dicevo prima, e di rispetto della legge. Perché poi, ovviamente, anche gli italiani non è che siamo tutti santi, Marco Martini per la verità, quindi a volte quando si può ci speculiamo. Ma la legge non lo consente questo, quindi è
semmai un controllo legislativo e un'applicazione della norma che nel nostro paese, come dire, lascia un po' a desiderare. Grazie, grazie. Fermate un attimo qui, dico due cose importanti.